Bene, allora oggi finalmente abbiamo una voce diversa rispetto alle lezioni che fino ad ora sono state pubblicate. Abbiamo un ospite, Maurizio Lotito, che ringrazio e saluto per aver accettato questo invito, collegato con noi via Skype, così indirettamente facciamo vedere anche una delle funzioni utili di internet, che non è soltanto sito web, Facebook, ma anche comunicazione in audio e video. Maurizio Lotito non è poi così lontano comunque da me fisicamente perché è un andriese. L'ho invitato perché è co-fondatore di un'applicazione web che si chiama PostPicker, specializzata in servizi a supporto del social media manager, che è una figura professionale abbastanza nuova. Che si è introdotta proprio grazie al grandioso successo che hanno avuto gli ambienti di social networking, di cui Facebook, che abbiamo introdotto nella precedente lezione, è il principe, diciamo, oltre che il principale. Quindi presento Maurizio come esperto di social media manager. Ed è a lui che chiedo subito di spiegare un attimo perché ha avuto tutto questo successo Facebook in particolare o comunque i social media, i social network, insomma, che in origine sono nati con l'idea di consentire a persone che si erano conosciute in altri contesti di restare in contatto, no? È nato in ambiente universitario, studentesco, con quasi goliardicamente, per mantenere i rapporti di amicizia che si erano creati durante gli anni, no, di studio. Poi molti studenti magari provenivano da città, addirittura nazioni diverse, quindi ci si è voluti mantenere in contatto, condividendo, continuando a condividere pensieri, immagini, con lo spirito con cui lo si faceva durante le serate in compagnia, diciamo così. Ma subito, e questo è, diciamo, l'embrione Facebook, no? Possiamo dire. Ma è nel giro di pochissimo tempo questo modello si è completamente evoluto, è rivoluzionato, riunendo a quante persone, Maurizio, al momento, nel mondo, nel pianeta mondo, hai un ultimo dato statistico? Sì, abbiamo superato i 2 miliardi di persone, siamo circa 2 miliardi e 100 mila persone registrate, iscritte a Facebook. È in Italia? Perché anche noi in Italia abbiamo un controtendenza rispetto al ritardo che in genere abbiamo nei confronti dell'infrastruttura di rete. Per quanto riguarda invece questo tipo di applicazione, Sì, siamo costituiamo abbastanza. una bella eccezione perché abbiamo superato i 22 milioni di utenti iscritti, significa che quasi sostanzialmente una persona, un italiano su due è iscritto a Beh, Facebook. direi un italiano su due se vogliamo considerare il censimento della popolazione italiana, ma se andiamo a considerare della popolazione italiana quella che è connessa, diciamo così, ad internet, e non è evidentemente la totalità della popolazione, altrimenti non lamenteremmo questo ritardo, che è anche culturale, che qui in Italia abbiamo, direi che Certo. questi 22 milioni rappresentano quasi il 100%, cioè chi è su internet Sì. con buona probabilità è anche su Facebook. E quindi non Sì, in solo. realtà il dato riguarda, Sì, prego, no, vai, vai. dicevo, il dato riguarda il numero degli iscritti. Il dato ancora più impressionante è il dato degli utenti attivi, poi, cioè coloro che frequentano il Facebook almeno ecco una volta al mese, e questa percentuale nel mondo si aggira intorno al 50%. Proprio pochi giorni fa Facebook ha festeggiato il miliardo di utenti connessi contemporaneamente in tutto il globo terrestre. In Italia viaggiamo su percentuali intorno al 60-70%. È comunque notevole. Ok, spiegaci un attimo il perché di questo e quindi di conseguenza anche il perché non dobbiamo ignorare un fenomeno di questa portata. Questa indifferenza non dovrebbe esserci innanzitutto nei settori, diciamo così, produttivi, come tu ci dirai in maniera focalizzata, credo, oggi.
Ma io aggiungo, non, neanche il mondo della scuola e dell'università può ormai permettersi il lusso, il vezzo, direi quasi snob in alcuni contesti, di ignorare fenomeni, veri e propri fenomeni sociali di questo tipo, proprio perché la scuola in primis non deve, non dovrebbe rifiutare, no? Per esempio Facebook, quanto piuttosto prima di tutti e meglio di tutti conoscerla, governarla, disciplinarla e perché no, avvalersene anche per i propri scopi. Ecco, ma questa è una notazione che faccio io a latere, mi permetto di farla, eventualmente si potrà tornare in un'altra occasione. Adesso vorrei lasciare a te lo spazio per spiegare, giustificare, motivare e anche dare qualche esempio di uso significativo e di utilità di Facebook e social media in genere, ma nel contesto professionale e aziendale, per esempio. Sì, esatto, oggi parleremo soprattutto di quanto i social network, in particolare Facebook, costituiscano un'enorme opportunità per attività di carattere prettamente commerciale, potremmo definirle come business, ecco, ma in realtà per chiunque voglia promuovere e aumentare la visibilità della propria attività, che può essere di tipo economico, ma anche artistico, culturale, educativo e così via. Permettimi di fare un passo indietro per inquadrare meglio il contesto. Appunto, tu prima chiedevi di sapere come si è originato questo fenomeno. Il passo indietro in realtà è abbastanza lungo perché dobbiamo risalire al 1999, quando un gruppo di pensatori che io definisco, secondo me a ragion veduta, visionari, elencarono un celebre manifesto, diciamo che poi è diventato un po' la Bibbia del marketing moderno, se vogliamo usare questa espressione. Il manifesto si chiama Cloutrain ed è un insieme di 95 tesi che però poggiano su un pilastro fondamentale che ha questo enunciato. I mercati sono conversazioni. In sostanza, gli autori di questo manifesto volevano sostenere la tesi per cui con l'avvento delle nuove tecnologie digitali, in particolare in primis su tutte internet, le imprese, le aziende dovevano prepararsi ad un enorme cambio di paradigma, ad una rivoluzione, della concezione di mercato. Perché internet, diffondendo la conoscenza e la condivisione delle informazioni, ha contribuito in maniera fondamentale a creare la figura del consumatore consapevole. Oggi probabilmente questo termine ci è più noto, ma nel 1999 posso assicurarvi che non era così, perché era ancora il periodo in cui il marketing si basava sulla comunicazione di massa. C'erano grandi aziende, più era grande l'azienda, più era il suo potere di spesa, più si poteva comunicare e bombardare, se vogliamo usare questo termine, il consumatore con il messaggio promozionale, commerciale, il cui unico obiettivo era convincere quella persona ad acquistare il prodotto. Nulla si sapeva in realtà di cosa la gente pensava di quel prodotto, perché non c'erano i mezzi. C'era la TV diceva che il marchio X era il più importante perché quel marchio compariva sulla TV, su tutti i canali della TV, sui mezzi stampa, sulle affissioni presenti nelle nostre città e quindi c'era un rapporto unidirezionale, broadcasting, come tu hai giustamente definito in una delle tue lezioni precedenti, per cui le grandi aziende comunicavano e il consumatore sostanzialmente recepiva passivamente questo messaggio
senza poterlo poi in realtà condividere con altre persone. Con l'avvento di internet, con l'avvento del famoso Web 2.0, per coloro che non conoscessero cos'è il Web 2.0, invito a vedere una delle lezioni precedenti di Francesco, in cui si spiega cos'è, ma sostanzialmente è una rivoluzione del web che ha permesso all'utente comune di poter esprimere direttamente il proprio pensiero, di poter comunicare alla pari di tutti gli altri attori in quel momento presenti su internet, cioè chi possedeva un sito web, chi possedeva un blog e così via. Quindi, tornando un attimo alla tesi del manifesto, i mercati sono conversazioni, cioè l'internet permette a tutti quanti di poter esprimere e condividere pareri, impressioni, ragionamenti. Per cui, è successo che a un certo punto, la gente ha cominciato a parlare del prodotto X, del brand Y, del servizio Z e, ad esprimere i propri pareri positivi o negativi. Coloro che erano oggetto di questi pareri a questo punto si devono rendere conto che non possono più ignorare questa conversazione che comincia ad alimentarsi online, perché riguarda direttamente loro, in positivo o in negativo, non fa differenza. Di conseguenza, tutti hanno cominciato ad attrezzarsi e sostanzialmente a scendere allo stesso livello dell'utente, per cominciare a dialogare con lui e a difendere quella o quello che è il bene più prezioso per un'attività commerciale, per un professionista, per un artista, cioè la propria reputazione, che su internet si trasforma nella propria reputazione digitale, o, se vogliamo definirla nella propria identità digitale. Ora, nel 1999, dire i mercati sono conversazioni, se si pensa ad oggi ai social network, in particolare Facebook, che è l'apoteosi del concetto della conversazione. Su Facebook si svolge la conversazione planetaria più imponente che si sia mai potuta soltanto immaginare. 1 miliardo di persone che conversano contemporaneamente in un solo giorno. Diventa quindi abbastanza semplice immaginare come per chiunque appunto voglia utilizzare questi canali per promuoversi e coltivare la propria reputazione, diventa importantissimo partecipare a questa conversazione, semplicemente esserci. La dimensione di Facebook, l'abbiamo detta, è enorme. Quindi, una premessa, Facebook, perché oggi parliamo sostanzialmente di Facebook, ma un po' lo stesso ragionamento vale per altri social network, è stata concepita ed è tuttora una piattaforma pensata per le persone, non per le aziende, non per i brand, non per entità commerciali. E questo lo ritengo un fattore importante da tenere a mente. Facebook funziona fino a quando favorisce la conversazione tra persone. Però Facebook stesso ha aperto delle opportunità notevoli e importanti per, chiamiamo così, le attività economiche, attraverso le famose pagine. Le pagine Facebook che appunto individuano non le persone, ma organizzazioni, enti, professionisti, aziende, imprese, start-up e così via. Quindi questo è il pubblico di riferimento, diciamo, a cui oggi voglio parlare per poter nel mio piccolo dare informazioni e consigli su come poter sfruttare al meglio queste opportunità. Innanzitutto, quali sono queste opportunità? Infatti, ti interrompo un secondo prima che inizi con questo, entri effettivamente nel merito, proprio per dare immediatamente un esempio di quello che tu hai appena detto, cioè di applicazione di uso di Facebook. Non per far comunicare persone, ma tra virgolette enti. Io ho
ero prima di avere questo incarico di assessorato, eccetera, ero ovviamente da tempo registrato su Facebook e avevo la mia, tra virgolette, comunità di amici, di contatti, coltivata, creata, in virtù delle mie conoscenze di tipo professionale, oltre che semplici, davvero amicizie. Con questo incarico ho creduto invece più opportuno, coerentemente con anche gli usi di più indicati di Facebook in questo contesto, aprire una pagina Facebook, che è cosa diversa dal profilo dell'utente Francesco, in questo caso Francesco Leonetti. Qui la foto è la stessa, però qui stiamo parlando dell'ente. Organizzazione governativa, assessorato innovazione tecnologica, che è la pagina ufficiale che chiunque desideri, su cui chiunque, le, sulle cui attività qualcuno desidera essere informato, è sufficiente che piaccia, cioè che dica mi piace. Questo poi è un dettaglio che sicuramente direi dopo. Non è necessario, cioè, chiedere, virgolette, l'amicizia all'assessorato, ma è sufficiente dichiarare di essere interessati, di volerne seguire le notizie, le iniziative, è il canale istituzionale con il quale questo ente dialoga con, in questo caso vorrebbe dialogare con i cittadini, che è cosa diversa e quindi ha un taglio anche comunicativo più appunto istituzionale rispetto al tono magari più informale, colloquiale che io stesso ho sempre su Facebook, però in veste di nome e cognome, insomma, di Mario Rossi e non di assessore o sindaco o autorità particolare. Esattamente. Ecco, questo ho voluto semplificare concretamente un concetto che stai senz'altro ora per elencare insieme agli altri usi. Vai. Perfetto, perfetto, esempio perfettamente calzante. Ecco, tu hai potuto aprire una pagina su Facebook. Facebook che vuole e ha come obiettivo quella di rappresentare appunto l'identità dell'assessorato, la presenza digitale e la comunicazione relativa alle attività inerenti l'assessorato, l'hai potuto fare gratuitamente e tra virgolette abbastanza semplicemente. Questa è una delle opportunità appunto che Facebook offre, è gratuita. Tutto sommato è semplicissima da usare perché in virtù dell'uso diffuso che tutti quanti ne fanno, della semplicità e dei meccanismi oramai consueti, è alla portata, l'apertura, ecco, di uno spazio, di un luogo che rappresenti la propria identità è veramente alla portata di tutti. Quindi l'accessibilità è uno dei primi vantaggi, una delle prime opportunità che la piattaforma Facebook offre. Abbiamo parlato poi, la seconda opportunità è decisamente la diffusione e la portata della propria presenza. Abbiamo detto che ci sono 2 miliardi di iscritti a Facebook, quindi potenzialmente il mio messaggio può raggiungere 2 miliardi di persone e poi vedremo che nella realtà Molto chiaramente non potenzialmente, certo. è così, ma attenzione, ci sono stati dei contenuti, Che hanno parlo di raggiunto, singoli sì, contenuti, che hanno raggiunto quella una portata. visibilità e una portata assolutamente impensabile. Rispetto ai media tradizionali, perché attenzione, vi invito sempre a fare un paragone per capire realmente i vantaggi che la piattaforma digitale, il social network e Facebook offre, sono tali soprattutto se rapportati invece agli old media, ai vecchi media, ai vecchi mezzi di comunicazione. Per raggiungere 2 miliardi di persone, bisognava, non lo so, comprare uno spot sostanzialmente su tutti i principali network radio televisivi del mondo. Potete immaginare il costo di tale operazione. E il raggiungimento di quel risultato era univocamente legato alla propria capacità finanziaria. La cosa meravigliosa invece di Facebook è che invece il raggiungimento di questo risultato è univocamente legato alla qualità del contenuto che in quel momento si veicola attraverso questo ambiente e questa piattaforma.
Di conseguenza, appunto, abbiamo anche un altro vantaggio legato all'efficacia, cioè quello che abbiamo appena detto, il rapporto costo-risultato. Non devo necessariamente investire cifre stratosferiche per poter ottenere un obiettivo importante, devo solo concentrarmi sulla qualità della comunicazione che io in quel caso sto veicolando attraverso il media. Non ultima, ultima ma non meno importante delle altre, è la misurabilità delle azioni della comunicazione che facciamo e dei risultati che questa comunicazione ha prodotto. Questo è un aspetto importantissimo perché il livello e la precisione di misurazione dei risultati, sempre rapportato ai media tradizionali, non ha confronto. Noi siamo abituati, ad esempio, faccio un esempio molto comune, l'auditel. Misuriamo il grado di penetrazione nel mercato delle emittenti televisive attraverso uno strumento che si chiama Auditel, ma voi dovete sapere che l'Auditel, quando si dice che il programma di Rai 1 ha raggiunto 8 milioni di persone in quella fascia oraria, in realtà non sono veramente 8 milioni di persone, ma sono una proiezione statistica basata su un campione estremamente ridotto. Si parla di 1000, 2000 o migliaia, ecco, di dispositivi connessi al sistema Auditel su cui poi vengono estrapolati questi dati e noi dobbiamo fidarci, diciamo, del sistema statistico di dell'attendibilità della rilevazione, di proiezione dei proiezione. dati dell'Auditel. Attendibilità della proiezione che nelle recenti elezioni Esatto. si è sempre rivelato uno strumento non così preciso. Vabbè, questa è però una mia nota, ecco, che Perfetto, la metto tra parentesi. perfetto, perfetto. Invece, nei social media noi abbiamo contezza del risultato granulare, cioè noi sappiamo che se un contenuto è stato visto da 1250 Esatto, non è persone un ed è campione, non è un così campione, ma della precisamente. popolazione, qui non è statistica, ma è un dato completo che riguarda l'intera popolazione, non un Perfetto, campione di esattamente. essa. Chiaro? Esattamente. Chiusa la parentesi sulle opportunità, adesso entriamo un pochettino nel concreto, vediamo se posso dare dei suggerimenti, dei consigli e delle buone pratiche per poter poi definire come esserci sui social media, in particolare su Facebook. Facebook possiamo definirlo come un grande ambiente, no? Alcuni lo definiscono piazza, alcuni lo definiscono infrastruttura, ma immaginiamolo appunto come uno spazio. In questo enorme spazio noi dobbiamo presidiare e ritagliarci un angolino, un punto in cui possiamo, diciamo, sperare che la gente transitando ci possa venire a visitare, possa imbattersi in noi. Francesco, prima ha anticipato uno degli aspetti e uno degli errori che molto spesso tantissime aziende, attività, entità, ecco così, commettono, cioè quello di rappresentare appunto la propria attività attraverso il proprio profilo personale. E così succede che la mattina ti svegli, ti connetti a Facebook e tra le notifiche trovi che ti ha chiesto un'amicizia macelleria Sì, Tizio e Caio sì. Certo. piuttosto che pescheria. Oh, Fiat ti chiede l'amicizia. Esattamente. Suona Mi strano, sembra no? strano, certo. Suona decisamente O che tu strano. debba chiedere amicizia a, che ne so, a Equitalia, per esempio. Perfetto, questo è È piuttosto l'emblema improbabile. sbagliato. È piuttosto improbabile. Sì, esattamente. Suona strano,
ecco, l'invito che faccio a tutti quanti, coloro che vogliono appunto approcciarsi professionalmente all'uso dei social media, è mettetevi sempre nei panni del vostro potenziale utente, del vostro potenziale cliente, del vostro potenziale ascoltatore. Vi piacerebbe che gli venisse chiesta l'amicizia da macelleria Tizio e Caio? Beh, no, allora non fatelo neanche voi. In realtà c'è un motivo ancora più importante. È molto semplice, direi. Facebook vieta questa pratica. Come dicevamo prima, Facebook è stato pensato, concepito ed è tuttora pensato per le persone. Quindi le persone non possono essere un negozio, non possono essere un'industria, non possono essere un ente. Sì, in Esattamente. questo caso Quindi si preferisce appunto la pagina, la non notizia. solo, diciamo, non bisognerebbe mai aprire un profilo personale intestato ad un'attività semplicemente perché da un giorno all'altro Facebook potrebbe chiudervelo, in quanto contravviene A alle questa regole norma, a questo principali, vincolo, certo. che voi accettate esattamente. Il che significa che se avete acquisito, nonostante la cattiva pratica, ma avete acquisito nel tempo conoscenze, amici, contatti, instaurato relazioni, dialoghi, tutto ciò da un giorno all'altro potrebbe semplicemente sparire ed essere per voi, non più accessibile. Certo. In realtà un altro motivo, e quindi Facebook ha creato giustamente degli strumenti appositi che sono le pagine, pagine che possono essere sfruttate da imprese, aziende, liberi professionisti, lavoratori autonomi, artisti, scrittori, Enti. organizzazioni, enti, amministrazioni pubbliche. Per ciascuna di queste categorie c'è una tipologia di pagina ad hoc che Facebook chiaramente col tempo poi ha previsto e ha reso disponibile. Quindi è importante diciamo, veicolare la propria comunicazione attraverso uno di questi strumenti appropriati che Facebook ci Ok, mette a quindi disposizione. profilo personale, se io voglio promuovere oppure vivere Facebook sul semplice scambio professionale, quindi senza necessità di fare business, insomma. Mentre Sì. sullo strumento, perché ci sono anche molti ragazzi che sono su Facebook solo perché appunto vogliono usarlo come infrastruttura di socializzazione pura. Mentre Certo. invece la pagina è diciamo, la presenza Facebook da preferire quando si intende promuovere e gestire attraverso di essa un'attività commerciale, professionale o ente governativo come l'assessorato o la città. Esattamente. Ok, una volta definito questo, benissimo, sono su Facebook in una delle due modalità. Che consigli daresti per farne un uso significativo che non sia spreco di tempo o abuso, che quindi piuttosto che sortire l'effetto sperato, suscita invece magari irritazione nei confronti delle persone che vorremmo attrarre? Esatto. Ribadisco ancora il primo consiglio, quello di immaginarsi e di mettersi sempre nei panni del proprio pubblico di riferimento e quindi provare ad immaginare cosa potrebbe realmente interessare, e cosa invece potrebbe realmente addirittura irritare o indisporre il nostro pubblico di riferimento. L'abbiamo accennato un po' prima, il contenuto sarebbe, per contenuti definiamo cosa? Lo status di testo, cioè l'aggiornamento che noi scriviamo attraverso la pagina, che più o meno corrisponde all'aggiornamento che poi scriviamo come profilo personale, no? Il nostro messaggio di stato, la foto, il video che condividiamo, i link che condividiamo. Debbano essere realmente di qualità. Per qualità cosa si intende? Perché la qualità chiaramente è un parametro che può Beh, risultare certo, anche abbastanza soggettivo, vago e soggettivo, certo. ma ciò che realmente riesce a coinvolgere e a generare l'interesse e l'attenzione del nostro cliente. Quindi, esempio Cliente, molto pratico: persona, utente, cliente, persona, utente, esattamente. diciamo, utente è una parola Definiamolo nel brutta, nostro però comunque pubblico, ecco. persona, ok.
del nostro pubblico di riferimento, esattamente, che giustamente, come dici tu, Francesco, fatto di persone. Questo è stato il cambio di paradigma che il famoso Esatto. Q3 Manifesto ha Aveva già anticipato. pre... I Esatto. mercati sono fatti di persone, non di segmenti demografici stabiliti dalle ricerche Nielsen di mercato, per cui faccio parte indistintamente di un target Certo. medio culturale. Ecco, Anche no, perché sono le persone. persone possono essere simultaneamente elementi di vari target, diciamo. Perfetto, Io posso essere perfetto. professionista, ma allo stesso tempo giovane, ma allo stesso tempo uno sportivo, un lettore e altro. Anzi, il consumatore digitale oggi è estremamente fluido, quindi Appunto. tende ad attraversare tutte queste categorie in maniera non più, Sì, infatti, non diciamo, esiste, è una esatto. infrastruttura così. Sovrastrutture che non esistono nella realtà. Esattamente, esattamente. Quindi offrire contenuti di qualità e che possano interessare. Ciò significa che se io ogni giorno scrivo attraverso la mia pagina Facebook, i nostri prodotti sono i migliori, le nostre automobili sono fantastiche, scegli il nostro servizio di acconciatura perché siamo i migliori. Beh, questo fa parte della pubblicità e delle tecniche tradizionali Certo, che tutti quanti aborriamo e certo, tendiamo istintivamente ad certo. eludere, Quelli che no? azienda leader, sì, il Esattamente. classico, diciamo, vabbè, appena io in genere, quando uno comincia con azienda leader, riduco Desiste. icona, eh sì, perché dico, vabbè, ok, va bene. Esatto, che poi sono tanti copia e incolla che noi Esatto. vediamo ripetuti in maniera pedissequa, grigia. Ecco. Uno solo dovrebbe guadagnare il merito di leader, no? Il fatto di leader, dimostrandolo con fatti. Perfetto, perfetto, dimostrandolo con fatti e con una reputazione che sia realmente sostenuta da casi concreti. E cosa sono questi casi concreti? Sono le persone che genuinamente, spontaneamente testimoniano la propria fedeltà, il proprio apprezzamento, il proprio interesse verso il servizio che tu offri. Quindi offrire contenuti che possono essere di interesse, in contenuti informativi, come usare al meglio il nostro prodotto, in quali contesti il nostro prodotto può aiutarti a risolvere una esigenza, condividere informazioni del settore, in cui noi lavoriamo e che i trend del momento, tutto ciò che possa, in qualche modo costituire un valore aggiunto. Trasmettere ad esempio dei casi di studio, no? Dei clienti soddisfatti, degli utenti soddisfatti, dei seguaci soddisfatti che parlino per te e non te che parli in O prima persona. Perfetto. magari peggio ancora, paghi qualcuno perché lo faccia, no? Usando i cosiddetti testimonial. Allora, perfetto, perfetto, direi che per non appesantire, perché io in genere tendo a far durare queste lezioni non oltre una certa soglia che possa poi richiedere più attenzione del necessario, io direi fermiamoci qui per ora. Mettiamo un punto, anzi, mettiamo dei punti di sospensione e Perfetto. riprenderemo con questo discorso. Completiamo le dritte, i consigli per un buon uso dei social network con la prossima lezione che andremo a pubblicare la settimana prossima. Grazie.